Condividi tu. Ciao ragazzi da Taormina! Buongiorno, siamo a Taormina. Ho staccato 48 ore, non di più, state tranquilli. Il tempo di recuperare qualche ora. Buongiorno, buongiorno. E ovviamente anche capire come sono gli umori per le nostre anche proposte che abbiamo lanciato in questi giorni. Allora, quello che è fondamentale, buongiorno, in questi giorni bisogna riorganizzare le idee e ovviamente stabilire cosa dobbiamo fare da grandi, e già noi lo siamo, grazie a voi, grazie al risultato che intanto ci è stato
il 25 di settembre, però è ovvio che si apre una fase diversa, una fase dove non c'è più Cadeno De Luca da solo, c'è una squadra che è stata eletta, prima avevamo un solo deputato, il nostro Danilo Lo Giudice, che in questa campagna elettorale si è sacrificato per la squadra, ma di questo ne parleremo sabato. Sì, buongiorno. Grazie. Grazie tante, grazie. Dopo tutto la pubblicità che ha fatto, perché noi siamo, tra altre cose, siamo anche compaesani, perché mio padre è dei fiumi di Cascio. Addirittura, ma che coincidenza. Mi chiamo Cascio. Cascio, e beh, Cascio sono tante. E infatti. Grazie. Sono qui, alle mie spalle ho il Palazzo Municipale, andate qua, non è che vengo a provocare, sono qui ospite in una struttura bellissima. Ed è vicino, quindi vedete qua, lo faccio vedere un attimo, ecco qua, ecco. Buongiorno, dice la stanza del sindaco, che ovviamente in questo momento c'è un sindaco, Taormina, ecco qui, quella è l'entrata principale, ecco qui, buongiorno. Facciamo vedere un po' quella che è il cuore di Taormina, qui il Duomo, ecco qui. Ora tornando ai nostri ragionamenti, faccio vedere questo scorcio meraviglioso, qui ci vorrebbero delle azioni forti, scioccanti, per rendere Taormina veramente una attrattiva unica, ma io ce l'ho un po' di idee, guardate, io ce l'ho un po' di idee, ecco qui, qui siamo a Duomo. Oh. Allora, bisogna organizzarsi un pochino su quello che sono le nostre strategie. Sabato prossimo io vi aspetto a Fiume di Nisi, ci saranno tutti gli eletti, sia alla Camera che al Senato e sia al Parlamento siciliano. Perché? Perché stabiliremo un po' le tracce di quello che sarà ora la strategia che lanceremo definitivamente. Voglio anche precisare che da questo punto di vista, buongiorno, a posto, siamo qui per riposare qualche ora. Vabbè, poi ci prepariamo per l'altra. E ci stiamo ragionando, ora in queste 48 ore. Queste 48 ore lo stabiliamo, grazie. Devo dire che c'è una grande manifestazione di simpatia per questo appunto mio lancio di candidatura a sindaco. Sì, sono io, buongiorno. Grazie. Grazie tante. E ci stiamo ragionando in queste 48 ore. Grazie. Grazie tante, grazie. Buongiorno. Grazie tante. Sì. Ma mio figlio questi sta facendo la mia canzone. Si figuri, buongiorno. È andata come buongiorno. Andata. Va bene, ma sempre bene. Direttore. Sempre bene, va. Grazie tante, grazie. Da una vita che siamo qua noi. Grazie tante. Indovina quanto? Quanto? Indovina. 40 anni. Di più. Indovina. 60. Perfetto, 60. 60 anni. Avevo 18 anni. Mi sono fidanzata, 20 anni abbiamo messo sul negozio, allora c'era un signore che era Eugenio Longo. Complimenti, altri tempi. Persone per bene, finora ne rispettiamo sempre con i figli e tutti. Grazie. In bocca al lupo. Grazie tante. Tanti auguri per lei. Grazie. E buona fortuna. Grazie. No, sempre in gamba. Sempre. Direttore, tutto a posto. Ci vediamo. Grazie. Questo è bello. È stata lanciata un'idea, si sta cercando di capire le reazioni. Ora, al di là di questo, è ovvio. Oh, che fai qua? Come no? Mi pare che ti chiami Alfredo. Forse Pagano. Detto Pagano, però. Lavoro qua io.
lo so, l'ha detto Carmelo l'altro giorno. Buona giornata, grazie. Lo so, ci vedremo. E ora bisogna invece valorizzare il grande risultato. Su questo non ci sono dubbi. Giorno, stanotte mi sono arrivati messaggi importanti, molto importanti, che finalizzate a rincuorarmi, nel senso che dice De Luca, vedi che alla fine non è che hai perso, tu hai tentato un'impresa titanica e come tutte le imprese titaniche il rischio maggiore è che non riescano. Però sei riuscito da solo, c'è un messaggio bellissimo, sei riuscito da solo intanto a scardinare già quello che è un sistema che era basato su una logica che oggi non c'è più, e questo è importante. Ecco, vi voglio leggere questo, non vi dico ovviamente chi è, però questo messaggio, ci sono due messaggi importanti che vi voglio leggere, di persone molto importanti, ciao, molto molto importanti. Oh, quindi ascoltate, questo qua già è il primo. Mi dice Red, ci vediamo tra 10 minuti che sono in diretta, tanto sono qua. Sì, 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 mando un messaggino. Ok, ok. 10 minutini. Allora, vi leggo questo messaggio che è bellissimo. Mi dice Red, sarebbe Red Ronnie, che sei molto giù. Secondo me hai avuto un risultato pazzesco. Sei diventato personaggio nazionale, sei giovanissimo e bravo. Il mondo è tuo. Deprimersi sarebbe un errore micidiale. Da oggi in aula ti devi costruire i rapporti per la prossima volta. Questa legislatura sarà comunque un casino. Non si potrà fare nulla, ma questa volta dovrai spiegare alla gente come risolvere i singoli problemi, presentando testi di legge che il governo magari non vorrà sostenere. E tu questo ovviamente ti consentirà di costruire una lunga campagna elettorale. Oggi ancora troppa gente non conosce la tua bravura e ti ha scambiato per un masianello. Dai tempo al tempo, ti voglio bene. Non posso dirvi per riservatezza questo messaggio di chi è, però è un bel messaggio, lo dico con molta onestà, di un avversario politico, attenzione, di un avversario politico autorevole. Buongiorno, buongiorno. Un altro messaggio, anche di altra persona autorevole. Buongiorno. Eccolo qua. Sempre stanotte mi hanno cercato, io stanotte ho cercato di riposare, di mettere il telefono da parte e poi rispondere. Come che faccio? Passeggio. Fai vedere. Passeggio, passeggio, passeggio. Sì, ci vuole. Ci vuole, sì. Ciao. Grazie, ciao. Oh, allora, altro messaggio veramente autorevole. Caro Catino, io non dormo quasi mai. Non pretendo che sia così per gli altri. Ti chiamerò domani. Era l'una di notte quando ha chiamato, io l'ho visto, però onestamente stavo, ho voluto anche per rispetto di mia moglie, stavolta così, cercare di stare in orari normali. Allora, caro Cateno, io non dormo quasi mai, non pretendo che sia così per gli altri, ti chiamerò domani. Voglio solo dirti che sei stato grande, che hai fatto una campagna elettorale eccezionale e che hai avuto un risultato splendido. Non dire più che hai perso, tu hai vinto, hai raggiunto un risultato strepitoso, adesso devi far fruttare quel risultato mettendo in campo un progetto più ampio. Da presidente sarebbe stato più semplice, ma pensi che quattro in carta, ha scritto in carta pecoriti, riusciranno a farsi voler bene dalla gente? Buongiorno, tu sei il catemoto e probabilmente dovrai portare questo movimento anche nel sud, iniziando dalla vicina Calabria, eccetera eccetera, ma ne parliamo dopo. Intanto comincia a dire che hai vinto, che hai fatto tremare la banda Bassotti e che se la dovranno vedere all'ASS con Cateno De Luca.
anche questo, ciao, anche questo ovviamente, eccomi, buongiorno, penso di sì, va, certo, ci mancherebbe pure. La ringrazio. Grazie a lei. Quindi, poi ci sentiamo, ok. Ed ecco un altro messaggio autorevole, ovviamente di questi messaggi ce ne sono tanti. Io voglio precisare un fatto. Quando non si vince una competizione, è ovvio che non vinci, hai perso. Questo ragazzi è matematico, no? È ovvio che ci sono sconfitte e sconfitte. E naturalmente anche la competizione che dobbiamo affrontare, ci sono competizioni e competizioni. Noi abbiamo lanciato una sfida a tutto l'arco costituzionale. Sapevamo ovviamente con chi abbiamo a che fare, una banda Bassotti terribile, che è molto incardinata soprattutto nel rispetto di certi personaggi. Ben alzato! Grazie. Signora Lia. Ah. Ma io la seguo sempre. E ho coinvolto anche i miei figli. Infatti, cioè, mamma, hai ragione. Grazie tante. Invece mi è costato l'arte. Mannaggia, questo credo. Ma io sono più comunista di te, lo sai, eh? Sono più comunista di te io. Mi è costato. Carletto. C'è Carletto che continua ad aspettare, gioia. Che c'è? Guardate qua che bello Carletto. Vedi? Bello. Guardate che dolce, guardate. Bello. Quindi ci sono ovviamente battaglie e battaglie. Noi sapevamo di aver lanciato una sfida terribile alla banda Bassotti politica, no? Ma ne eravamo coscienti e l'abbiamo fatto. Il risultato qual è stato? Intanto siamo il primo movimento politico in Sicilia. Questo lo voglio anche precisare perché Anthony Barbagallo, pseudo segretario del Partito Democratico, nelle sue motivazioni che lo portano a dire che non si deve dimettere, secondo me si deve dimettere. Ma non voglio fare polemiche in casa altrui. Si deve dimettere perché è stato veramente un imbecille politico. Ha portato a sbattere il PD, lo ha portato a sbattere coscientemente perché naturalmente tutte le manovre che ha fatto sono state finalizzate ad allinearsi a una casta all'interno del PD. Quindi oggi, entro in Barbagallo, non ti permetto di dire che siete la prima forza politica d'opposizione in Parlamento. Ma quando mai? Intanto l'opposizione a questo governo siamo noi. Non lo dimenticare. Siamo il primo partito e sono ovviamente il soggetto che ha tenuto testa a Schifani. Il fatto dei numeri in Parlamento, guardate, c'è un meccanismo molto strano in Sicilia. Pensate che non stiamo prendendo il terzo seggio a Messina per appena 17 voti. Hanno fatto il conteggio ora e pensate che ieri genovese festeggiavano e tutto e alla fine stanno prendendo il seggio, questo per precisare sempre, stanno prendendo il seggio per 17 voti a Messina. Non so ora se ci sono delle contestazioni, ovviamente noi difenderemo la nostra posizione, perché ci sarebbe De Leo, Alessandro De Leo, che sarebbe il terzo degli eletti a Messina, consigliere comunale, che a noi farebbe piacere che arrivasse all'AS, anche perché vi sembra giusto che Genovese per miseri 17 voti ritorni in Parlamento?
dopo che appunto è stato sonoramente bocciato per l'ennesima volta, e vedo tutte quelle faccine festeggianti, mandano in giro queste foto provocatorie. Ma se vi hanno preso in calci in culo i messinesi, ma la volete finire? Parassiti della società. Parassiti. Cosa c'è da festeggiare quando si viene eletti per appena 17 voti, cioè per culo? E da festeggiare? Per carità. Con un voto in più o in meno si vince e si perde, per carità. Ma intanto dite la verità. State rubando un seggio a noi per appena 17 voti. Ho parlato poco fa, posto ritardato, con i legali, con Lombardo. Noi difenderemo nelle sedi opportune questo risultato, vediamo se ci sono le condizioni. No, Carlo Natoli, non sono 107, ora sono 17, per l'esattezza, 17, notizia di mezz'ora fa, questo è 17, perché io ero aggiornato a 100, no, ora hanno chiuso in questo momento. Quindi obiettivamente che c'è da festeggiare? C'è da festeggiare nulla. A noi dispiace che ci troviamo ancora dei delinquenti politici in Parlamento. Questo sì, perché obiettivamente dopo aver ripulito la città potevamo anche avere una pulizia più complessiva nel Parlamento. Pazienza, se questo qui alla fine è l'esito, pazienza. D'altronde tutta la melma politica l'ha raccattata Lombardo per fare il risultato, ovunque, ma non ci sono problemi, noi non ci impressioniamo di questo, andiamo avanti. Cosa fare da grandi? Queste sono ora le riflessioni che stiamo facendo in questi giorni, perché noi, grazie a Dio e grazie agli elettori, abbiamo la possibilità di fare diverse valutazioni. La mia candidatura a Taormina, se è utile al progetto, c'è. Perché a me, guardate, a livello individuale è una scelta che mi costa. Perché significa prendersi una grande responsabilità di una comunità che è al dissesto. Di una comunità che è stata utilizzata, purtroppo, come un pisciatoio dalla politica. E questo mi dispiace. Taormina. Sono qua per ora. Taormina, che dovrebbe essere al centro del mondo, lo è per molti aspetti, ma potrebbe esserlo ancora di più. Potrebbe esserlo ancora di più. È una sfida, perché è una città in dissesto, praticamente come era Messina, solo che qua il dissesto è stato già dichiarato. Catania, altra proposta che mi è stata fatta, anche lì sarebbe una sfida alla casta, perché probabilmente Catania si ritroverà col re del clientelismo politico, che sarebbe Raffaele Lombardo. Ah, che amaro destino, Catania col presidente Raffaele Lombardo, un uomo che deve stabilire pure quando vai a pisciare. E soprattutto deve stabilire pure i presidenti di, come vi ho detto una volta, lui deve stabilire anche chi è il presidente del condominio di Fiume di Nisi, perché è una sua malattia politica, non ci può fare niente. Il personaggio è questo. Catania andrà a finire nelle mani di Raffaele Lombardo? Così si vocifera. A me dispiace. Anche quella è una bella sfida. Però io qui ho ovviamente da fare una riflessione con voi, attenzione. E la riflessione qual è? Che io ho preso l'impegno con i siciliani, e mentre la candidatura a sindaco, intanto, perché ovviamente poi ci vogliono i voti, e questo lo voglio dire, guardate, io non voglio spaventare nessuno, non voglio spaventare nessuno, lo dico chiaramente ad Orminese anche che mi seguono. Se volete approfittare della mia esperienza per cercare di dare una sterzata sotto il profilo della
gestione dei servizi urbani. Cioè, pensate, ieri mi ferma una ragazza, una bambina, volevo fargli il video, mi ha fermato una bambina di 8 anni, mi ha detto: Cadeno, se ti candidi a sindaco ci fai la scuola. Cioè, Taormina non ha una scuola, non è vergognoso? È da 5 anni che c'è la scuola chiusa, che c'è una scuola chiusa, cioè, ma Taormina è possibile che la perla dello Ionio, la capitale del turismo, non c'ha una scuola? Da 5 anni chiusa. Le fogne che quando piove ci sono nelle spiagge, che escono, esce merda. Ma questa Taormina che non c'ha la bandiera blu per le sue spiagge. Allora, è ovvio che, lo voglio dire, se volete, io posso essere a vostra disposizione. Perché vi dico Taormina? Perché Taormina è compatibile con l'impegno che ho preso con i siciliani. Non devo dimettermi da deputato regionale. Tutto qui. Catania, in caso di elezione, scatta l'incompatibilità. Mi devo dimettere. Come è stato per Messina. Vi ricordate? A Messina sono stato eletto, poi al deputato regionale, poi mi sono candidato a sindaco di Messina, sono stato eletto a sindaco di Messina e poi mi sono dimesso ed è subentrato Danilo Lo Giudice. Catania richiederebbe la stessa cosa, non solo, ma poi anche con una dimissione anticipata. Obiettivamente non me la sento, anche da questo punto di vista, però sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni. Io sono, vedete, funzionale al progetto. Dove il progetto richiede, bella vista che c'è qui però, guardate, ancora sono lavori in corso, questo è il terrazzino, ecco qua, guardate che bello. Vedete, io sono uno di squadra, un ragionamento che faremo all'interno del movimento, io non mi tiro indietro. Vedete, a differenza di tanti altri, io sono sempre uno che si mette in discussione, perché odia le rendite di posizione. Dico sempre ai miei amici: non vi illudete, quando si è eletti non significa che si è arrivati e basta e si fa quello che cazzo si vuole, perché poi l'elettorato ti stronca, e se non ti stronca l'elettorato, ti stronco io, perché chi è che si ubriaca con me alla prima anche elezione, capita spesso, poi finisce male, tutto qui. Quindi ci si mette sempre in discussione. Ecco la differenza tra me e gli altri. Qual è? Che sono un leader strano, cioè un leader che si rimette sempre in discussione, sempre in discussione. E tutti gli altri devono fare pure, perché è giusto così. Solo così si garantisce la giusta qualità del servizio politico. Ma vedremo cosa fare. Ci sono queste opzioni. Io sono disponibile. Ovviamente in tutto questo c'è da lanciare un movimento a livello nazionale ora. Perché? Perché stanno arrivando richieste da tutta Italia. Ed è ovvio che è un ragionamento che va fatto, perché ci sono le europee tra 2 anni. E noi dobbiamo partecipare. Dobbiamo eleggere i nostri parlamentari a Bruxelles. È fondamentale. Quindi questi sono gli scenari sui quali lavoreremo nei prossimi giorni. Non sono depresso, sia chiaro. Non mi ha fatto piacere, ovviamente, questa sconfitta, però è ovvio che si apre una nuova fase. Questo sì, è una fase diversa. In questa fase diversa noi ovviamente dobbiamo saper lavorare e dare soddisfazione ad oltre 500.000 elettori che hanno scritto De Luca, cioè hanno votato per De Luca. Ma di tutto questo poi ne parleremo per sabato, va bene? Ora io vi lascio, perché
vado con mia moglie, facciamo un giretto per Taormina e oggi rimarrò tutta la giornata qui. Ma comunque, ci andremo sentendo ovviamente.